Buongiorno, nuovo vlog. Allora, come leggete dal titolo, vorrei fare una pazzia, per cui vorrei cambiare look ai capelli. Adesso vi farò vedere il prima e poi vi farò vedere dopo. E diciamo che la mia pazzia è un po' diversa, per cui spero che riesco a fare qualcosa di diverso. Qualche cambiamento, eccetera. Però aspettate che devo dire anche due cose e vi spiego tutto. Allora, scusate, ma dovevo appoggiarvi perché sennò mi fa male il braccio e non riesco tutte le volte a tenere il cellulare. Comunque, allora, questo vlog praticamente vi faccio vedere il mio cambiamento look perché andrò dalla parrucchiera. L'appuntamento ce l'ho alle 2, ovviamente io parto alla 1, un quarto, 1:20, perché non si sa mai se il traffico, eccetera, non lo so se trovo casino, ma spero di no. Ovviamente a Maslianico, perché dove vado a Cernobbio, in poche parole, non aveva posto. E allora oggi vado a Maslianico. Poi ovviamente ritornerò dalla mia parrucchiera a Cernobbio. Io ne ho due di parrucchiere, una che è la parrucchiera di mia mamma e una la mia parrucchiera. Dato che ci andavo anche quasi sempre, anche a Maslianico, diciamo che adesso dipende. Se riesco a trovare un buco nella mia parrucchiera, ok, se no devo andare in quella di mia mamma, perché io di altre parrucchiere non mi fido, dato che loro sanno i miei capelli, conoscono i miei capelli, conoscono anche come li devo fare, i colori, eccetera. Vi dico già che voglio cambiare colore e sono ancora un po' decisa, ma voglio provare a fare una pazzia diversa, cambiare colore completamente e vedere se spero che mi va bene e spero che ovviamente la mia parrucchiera dirà: ok, va bene, se vuoi fare questa prova, va bene. Poi taglierò le punte, per cui, come vedete, le mie punte fanno un po' schifo e da un bel po' che non mi taglio i capelli, per cui taglio anche le punte. Mi sto già impapinando e allora ho deciso di fare taglio punta, taglio un po'. E poi ovviamente farò la piega. Io preferirei farli lisci perché ho notato che il liscio a me mi sta molto bene. Perché ad esempio così ho i capelli gonfi. Quando faccio la doccia i miei capelli fanno... cioè sembro un leone. E allora comunque dato che sono lunghi io non li taglio tutti. Taglio solo dove è necessario che la punta fanno un po'... diciamo cagare in poche parole, per cui faccio questo. Non vi dico il colore che faccio perché lo vedete a fine video, più o meno, non proprio. E niente, per cui questo è quello che farò oggi. Andrò dal parrucchiere, registrerò qualcosa, ma non, diciamo, non tutto perché ovviamente ci saranno anche le persone lì e non voglio riprendere. Se riesco riprendo un pezzettino di negozio, speriamo, perché non voglio, diciamo, prendere le persone e metterle su YouTube, in poche parole. Per cui anche lì adesso ho la regola di non riprendere le persone e metterle su YouTube se non hai il consenso, per cui è meglio che, cioè, semmai riprendo solo il negozio, l'uscita, eccetera, per quelli nuovi che non sanno dove vado, in poche parole. Ok, allora volevo dirvi anche che i nuovi vlog inizieranno da oggi, cioè i nuovi vlog, i nuovi video, perché tutti quelli che avete visto, tranne il video di giovedì che era il compleanno di Candy, ovviamente quello l'avevo fatto, l'avevo già registrato in agosto. Da adesso che partiamo da sabato inizieranno i nuovi video registrati di agosto, della settimana in agosto che io non ero su YouTube e in più da questo mese inizierò piano piano a registrare tutti i nuovi video.
È un miscuglio vlog, shopping, è un miscuglio sul mio canale, per cui preferirei cambiare che stare fare sempre gli stessi video. A me non piace, per cui voglio cambiare. Per cui sono tornata davvero su YouTube dopo anzi, quasi un mesetto di pausa senza caricare, montare, diciamo, i video. Per cui sono tornata su YouTube. Grazie per quelli che mi hanno scritto nel video che avevo già pubblicato, che un po' vi sono mancata. Mi fa piacere questa cosa e niente. Detto questo, è presto perché io ho finito alle 11 di lavorare, sono le 11:43 ora che mi sono vestita, eccetera. Anzi, adesso vi farò vedere anche il mio look. Vi farò vedere anche il prima e il dopo dei capelli, così almeno capite un po' la differenza. Tanto metterò anche le foto, per cui se non mi seguite su Instagram, seguitemi che metterò anche lì le foto tra il prima e il dopo, oppure vedete l'anteprima o se riesco le metto anche a fine video, non lo so. Comunque, se per caso ho tempo, però non lo so. Perché questo vlog preferisco che non dura tanto. Perché il vlog è dedicato solo al mio look, al cambio look, perché vorrei cambiare un bel po' di cose. Però vi spiegherò poi più avanti, dopo una settimana, capirete il perché vorrei fare un bel po' di cambiamenti, ma non sul canale, proprio sulla mia vita. Per cui tra una settimana scoprirete il motivo, sperando che sia, diciamo, una cosa che andrà in porto. Per cui non vi dirò niente per il momento, ma capirete. Vi lascerò un po' di dubbi. Allora, questo vlog lo vedete domani, che è sabato. Cioè, per voi è già sabato, per me oggi è venerdì. Per cui io sto registrando di venerdì, voi lo vedete sabato, però non so se ce la farò a farlo andare alle 2, ma credo che lo vedete alla sera, alle 8, per il fatto che io sabato mattina lavoro fino alle 3/4 del pomeriggio, per cui non so se riuscirò a montare il video e a caricarlo, ma spero di riuscire entro stasera a caricare e montare il video. Per cui il tempo che finisco di farvi vedere il look, eccetera, dei capelli, il cambiamento. Credo che non registrerò perché poi, se no, questo video dura anche troppo. Già 5 minuti che parlo, e per cui preferirei farvi vedere solo quello che faccio oggi. Tutto qua. Niente, per cui ricordatevi che da adesso, da quando vedete questo vlog, andranno su i nuovi video, sia quelli registrati cioè la seconda settimana di agosto, che quelli che dovrò registrare, per cui da adesso in poi solo video nuovi, solo video che vedete sul canale, in poche parole. Ok, lo so che ripeto sempre le stesse cose, però dato che certe volte non mi ricordo se l'ho detto oppure non so se le persone capiscono, allora giustamente ripeto sempre le stesse cose. Solo per quello. Comunque, vi faccio vedere il mio look e in più vi faccio vedere i miei capelli come sono adesso perché fanno veramente schifo. Comunque, allora vi faccio vedere la lunghezza dei miei capelli. È un po' difficile farvelo vedere. Comunque, la lunghezza dei miei capelli che sono abbastanza lunghi, non so se li vedete. Poi fateci caso del colore anche, per cui calcolate che il mio colore è un castano con un pochettino di biondo. Per cui se vedete, vedete un po' che questo è il mio colore. Ovviamente poi credo che nelle foto si capisce meglio che nel video. Comunque questi qui sono i miei capelli di adesso, infatti se vedete sono castana. E adesso vi faccio vedere anche la lunghezza dove mi arrivano. Praticamente
che questa è la lunghezza, non so se si vede, è la lunghezza che mi arrivano fino qua i capelli, per cui sono lunghi, cioè se vedete sono lunghi. Il mio colore è questo qua, che poi non si capisce perché ce l'ho, c'ho le la lunghezza è praticamente un castano biondo e poi sono tutta praticamente castana chiara. E è questo. Questo praticamente è adesso. Vi faccio vedere anche il look. Allora, ho praticamente messo la maglietta della Thailandia. Adesso non so se riesco a farvelo vedere. Comunque ho messo la maglietta con l'elefante della Thailandia. Questa. E la gonna, questa qui, praticamente di Shein. Io non riesco, il sole, e non riesco a farvi vedere bene le cose. Comunque, maglietta della Thailandia, che è la prima volta che la metto perché sinceramente è un po' strettina, però dato che si è stretta è un po' complicato. E sotto la gonna praticamente questa è la gonna di Shein, che è gonna tipo un grigio, su un grigio, per cui la gonna di Shein grigia e la maglietta della Thailandia con l'elefante. Mi piaceva e allora ho voluto mettermi questa. E niente, questo è il risultato. Scusate, ma mi fa male il braccio, cioè non riesco a capire perché il braccio destro mi fa male. Cioè, boh, non riesco a tenere in mano il telefono, allora lo devo per forza appoggiare. Boh, non lo so. Comunque, le scarpe invece, ho le scarpe praticamente quelle di Pittarello, che non ve le ho fatte vedere, ma semmai ve le faccio vedere dopo. Comunque, niente. Questo è il risultato, che vedete adesso, e poi vedete praticamente il... Comunque, cioè... Sinceramente voglio cambiare il colore perché non mi piace quello che ho, perché se vedete non mi piace il colore che ho, non solo perché, cioè non perché ho diciamo i capelli bianchi, perché non ce li ho sinceramente, però dato che a me piace cambiare anche colore, allora ogni tanto cambio anche il colore dei capelli per migliorarli un po', cambiarli. Volevo farvi vedere questo braccialetto che mi hanno regalato. Praticamente una mia amica mi ha regalato un braccialetto, che è questo. E questo. Ed è molto carino. Già che ce l'ho al polso, ve lo faccio vedere. Ok, quasi mezzogiorno. Vado a mangiare. E se mai ci vediamo dopo, quando vado direttamente dalla parrucchiera. Per cui, massimo, registro dopo. Sono la 1:20, sto andando adesso. Spero che non mi cade il cellulare, perché sto cavalletto non è mai stabile. Perché sennò devo stoppare qui. Per cui ci vediamo là nel parrucchiere.
sono arrivata adesso e ovviamente è presto perché sono alle 1:30, pensavo che c'era un po' di casino, invece no. Vabbè, vediamo, entro lo stesso perché in macchina fa caldo. Ci vediamo dopo. Allora, volevo farvi vedere praticamente i capelli. Alla fine non ho fatto tutti i capelli perché la mia ricrescita mi ha detto che va bene e mi ha consigliato ovviamente di farmi praticamente così, dalla punta, dalle punte, in poche parole. Adesso non so se si vedono, ma ho fatto tipo un castano biondo, credo che si veda la differenza. Questo è il taglio, prima erano un po' qua, ovviamente ho tagliato le punte, adesso voglio provare al sole a vedere se si vedono. Forse sì. Dalla foto secondo me si vede meglio il prima e il dopo. Secondo me. Niente. Secondo me si vede di più sia la luce, che ovviamente questa è la luce naturale. Cioè, secondo me si vede perché adesso io sono bionda. Ovviamente li ho fatti lisci perché domani mattina devo andare a lavorare e sinceramente era meglio farli così. Totale 92 euro, perché mi sembra che questo si chiama chatouche, qualcosa del genere, per cui mi ha fatto pagare 92. Non ho speso così tanto in vita mia per andare dal parrucchiere. È la prima volta che spendo 92 euro. Sono rimasta. Comunque, questo è il risultato. Ovviamente vi metterò prima e dopo le foto a fine video, così si capisce meglio, secondo me. Come sto? Fatemi sapere. Volevo un po' cambiare, un po' fare questa pazzia. Però il mio colore naturale l'ho lasciato. E me l'ho consigliato praticamente così. Oh, scusate l'inquadratura, ma fa male il braccio. E niente. Io non so quanto è durato questo video. Comunque spero che il risultato vi piace. E spero che sto bene. Fatemelo sapere sotto nel video. Detto questo, io credo che è meglio che chiudo qua il vlog, perché ormai sono le 5. Calcolate che ero lì dalla 1:45 fino alle 4, per cui il tempo di arrivare a casa ormai è 4:30, sono ormai le 5. E sì, il tempo è bello, c'è il sole, meno male, prima era nuvoloso. E niente, adesso farò qualche foto, così poi le vedete.
a fine video e ovviamente su Instagram vi aggiornerò domenica perché non voglio spoilerare niente, per cui prima vedete questo vlog e poi domenica metto le foto su Instagram, così vi spoilerò un po'. Però non è male questo colore. Detto questo, io vi saluto perché tanto non faccio più niente, anche perché devo preparare le cose per domani. Domani lavoro tutto il giorno ed è un po' pesante, per cui è inutile uscire alle 4, alle 5, perché tanto alla fine in giro c'è un puttanaio e non so mai dove devo andare. Io vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo vlog un po' diverso vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!